Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi sono qui con un nuovo video e qui con me ho queste bellissime, non so, vogliamo chiamarla creta oppure pongo, insomma abbiamo delle cose molto molto particolari e serviranno proprio per quello che andremo a fare oggi. Difatti giocheremo con la creta e come potete vedere qui ho questa creta super brillante metallizzata fucsia che è molto molto bella, che ha questo unicorno qui. Poi ho quest'altra che è brillantinosa e argentata, è anche molto bella, vedete, eccola qua, molto morbida, e ci servirà per fare il lavoro di oggi, che consiste nella decorazione di un grazioso unicorno che è qui dentro. Ok, abbiamo prima questa creta che è bianca, che servirà per fare un piccolo unicorno bianco, eccola qui, vedete, nuova e nuova, molto morbida, mi piace. Qua giù abbiamo le decorazioni per il nostro unicorno. Ok, allora qui c'è il corno, criniera, coda, e abbiamo anche i nostri occhietti dell'unicorno, molto carini, mi piacciono. Vedete, qui ci sta il nostro unicorno un po' sciolto, noi lo faremo meglio. Ecco qui, fa vedere tutto quello che c'è nel pacchetto. Molto bene, allora, cominciamo a lavorare con questa qui. Ah, dimenticavo, guardate qui come ne ho altre due colori diversi, ma queste ci serviranno per un altro esperimento che faremo dopo insieme, magari le mischieremo, faremo delle cose molto molto belle. Mi piacciono i due colori, uno è un po' più brillante, non so cosa accadrà, vedremo dopo. E quindi, cosa dicevo? Ah sì, ecco qua, lavoriamo, facciamo un po' di spazio perché ho bisogno di spazio per lavorare. Iniziamo a dare la forma alla nostra creta, alla nostra argilla. Ecco qui. Tentiamo di dargli la forma del cavallino. Adesso qua cerco di lavorare la testa. Attacco il collo al corpo dietro. Che testona grande che le ho fatto. Sì. Ok, adesso mettiamo i pezzi extra, codina, criniera, tirati su, mannaggia mi sta cadendo l'unicorno, ok, poi prendiamo il corno, occhietto, ecco qui, e mettiamo anche, ecco qui, anche l'altro, perfetto, guardate un po' che carino questo unicorno, è un po' storto ma è carino, eccolo, è simpatico, ha gli occhietti grandi. Oh no, mi si sta flosciando l'unicorno, no unicorno, puoi farcela, accidenti. Bene, ecco, sta per toccare terra, magari proveremo a farne uno un po' più forte dopo. Bene, adesso ha il musetto sopra il tavolo. Eccolo qui il nostro unicorno. È carino ugualmente. Vediamo adesso l'esperimento che volevo fare con queste altre due. Allora, qui abbiamo questa sorta di creta che sembra dello slime in verità. Sembra quasi slime, però si vede che non lo è perché è molto molto dura. Mischiamola un po', mi piace perché ha tanti brillantini molto piccini, guardate che belli, che se lo tiro si vede tutto, si vede tutto il colore, tutte le cose brillantose, mi piacciono un sacco. È anche molto resistente, bellissima. Me ne serve un pezzetto e prendo anche un po' di rosa. Ecco qui il nostro rosa, meno dettagliato del blu, ma sempre bello. Prendo un bel pezzettino. Ora le richiudo perché sennò si seccano, non vogliamo che ciò accada. Chiudiamo anche la blu. Ora, momento di mescolamento. Guardate che carine, hanno già cambiato un po' il colore, sta diventando viola. Ecco, io molto semplicemente attorciglio i due colori fino a che non otteniamo il colore uniforme che stiamo cercando. Vedete che belli brillantini tutti insieme. Mischio un altro po'.
Ok. Vedete com'è diventato compatto e vediamo tutti i colori insieme? Carino! È cambiato, si vedono di più i blu, ma credo perché sia anche una questione di come risalta il colore. Alla fine il rosa risalta un po' di meno, però si vedono ugualmente. Ecco, più tiriamo tendono a scomparire, ma... sono venuti ugualmente. Si sembra di cristallo questo... questa argilletta, mi è piaciuta tanto, è anche simpatica da toccare. Bene, adesso mi presto le decorazioni del nostro unicorno. Ciao ciao unicorno, a breve lo rimettiamo a posto. Ecco qui, chiudiamo anche te così non ti secchi. Ora lavoreremo con la nostra creta o argilla o pongo metallizzato. Questa è un po' più dura dell'altra, magari ci viene un unicorno migliore e un po' più stabile. Bene, è davvero dura questa, è molto più difficile da modellare, però piano piano stiamo riuscendo a scaldarla così la utilizziamo meglio. La attorciglio su se stessa perché in questo modo si tiene meglio dopo e faccio il corpicino del mio cavalluccio. Ok, ecco qui la testolina. Il corpicino... sembra un po' più rigida dell'altra, quindi credo che abbiamo un po' più di speranza. E quindi mettiamo il nostro primo occhietto. Mettiamo anche l'altro. Oh, un po' storto, ok. Il corno. E infine la nostra codina! Carino questo unicorno! Magari proviamo a dargli un po' di collo. Ha il musetto simpatico perché tende un po' in basso, però è venuto meglio dell'altro sicuramente. Sono contenta perché alla fine potete creare tutti i pupazzetti che volete grazie a questa creta. E potete anche lavorare con la fantasia, non vi serve un set per forza. Ok, vedete il nostro cavallino è piano piano sceso, poverino, ha la testolina un po' in basso, si stanno anche staccando gli occhietti, però magari riusciamo a tenerlo su, non proprio. In alternativa potreste anche tentare a fare altri animaletti, anche se mi sa che con questa è venuto un po' meglio, perché vedete si è anche fermato il nostro unicorno, non si muove più, ok? Vi rifaccio vedere il nostro esperimento che abbiamo fatto qui. Magari potreste provare a farlo anche con questa creta brillantinosa, un animaletto, ma essendo più morbida non so se ci riuscite. In tal caso fatemelo sapere con un commento. Vi ricordo di mettere like al video e vi ricordo che noi abbiamo tantissimi video simili sul nostro canale. E detto questo, noi vi aspettiamo per altri fantastici video. Ciao a tutti!